Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio, al microfono Natascia, alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Il governo Renzi, con l'emanazione del decreto positivo di valutazione di impatto ambientale, sferra un attacco finale alla qualità del mare Adriatico e dimostra di non tenere in alcun conto quello che pensano i cittadini. Lo scrive in una nota il Forum Acque. È un governo, dice, che pensa solo agli interessi delle lobby dei petrolieri e ai loro profitti, è l'ennesimo schiaffo alla Regione Abruzzo ed è un oltraggio, a nostro avviso, alla democrazia, visto che le leggi vigenti dicono che nelle procedure di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio tenere in adeguato conto quello che pensano i cittadini e gli enti locali, spiega ancora il Forum, dando la notizia appunto di questo via libera arrivato ad Ombrina dal governo Renzi. Il governo Renzi assesta uno schiaffo fragoroso alla vocazione ambientale della Regione Abruzzo, palesando, cioè manifestando, il suo chiaro orientamento in materia con la firma del decreto di compatibilità per lo sviluppo della piattaforma petrolifera denominata Ombrina Mare. Lo dichiara in una nota la vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Paola Pelino. L'Abruzzo si uniforma alle altre regioni in materia di certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento, cioè dislessia e simili. La Giunta regionale, infatti, ha deciso, su richiesta dell'assessore Silvio Paolucci alla programmazione sanitaria e Marinella Sclocco alle politiche sociali, il recepimento dell'accordo tra governo e regioni che indica e dettaglia i tempi e i percorsi per la certificazione. Si tratta in particolare, spiegano i due assessori, di un provvedimento che vuole venire incontro alle famiglie perché semplifica il cammino di procedure della certificazione per i disturbi specifici dell'apprendimento, con precisi impegni da parte delle scuole e con modalità e forme di attestazione della diagnosi uniformi su tutto il territorio nazionale. La cronaca, un principio di incendio appiccato nei pressi del canile sanitario comunale in contrada Caracollo a Teramo, è stato notato e spento la scorsa notte da alcuni operatori dell'azienda di igiene urbana Teramo Ambiente e dai vigili del fuoco. L'episodio, quasi sicuramente di matrice dolosa, cioè provocato dall'uomo, è avvenuto verso le 2:30 della notte fra sabato e domenica. Il tempestivo intervento ha evitato una probabile strage di animali, la struttura ospita infatti 120 cani, sventata già giovedì scorso per un altro incendio, anche questo dovuto all'uomo. Il forum dell'acqua, cioè degli attivisti, nei giorni scorsi è arrivato a segnalare alla Regione Abruzzo che il portale acque del Ministero della Salute riportava come aperti alla balneazione due tratti di costa teoricamente chiusi alla balneazione, un punto situato in Fosso San Lorenzo a Franca Villa al Mare e un punto in corrispondenza del chilometro 424 e 100 della statale 16 a Pineto. La Regione Abruzzo il 6 agosto ha scritto al Ministero della Salute chiedendo di segnalare correttamente la situazione. Ora le indicazioni errate sono state corrette. Sul posto dovrebbero esserci precise indicazioni, con cartelli ed altro, di divieto, ma il forum invita i cittadini a vigilare e a segnalare eventuali errori alle autorità competenti. I valori ufficializzati dall'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente nelle analisi suppletive effettuate su Via Balilla e sugli altri punti di rilevamento del nostro litorale sono entro i limiti di legge.
Le ultime analisi a fronte del campionamento ufficializzato hanno rilevato che si mantengono contenute le concentrazioni dei coliformi e degli enterococchi. In qualità di medico, specialista in igiene e medicina preventiva, voglio rassicurare la popolazione pescarese e i turisti che frequentano le nostre spiagge e il nostro mare. Lo precisa l'assessore pescarese all'ambiente Paola Marchegiani. Con il capo di gabinetto Guido Dezio e la consigliera Daniela Santroni in mattinata sono stato a verificare la situazione presso le aree di risulta, dove la comunità senegalese sta procedendo allo sgombero volontario delle bancarelle che occupavano la via a ridosso della stazione e dove sta operando con attenzione e solerzia anche attiva, con mezzi e uomini mobilitati per rimuovere i materiali accantonati e ripristinare lo stato dei luoghi e anche scarrabili, dove gli stessi senegalesi stanno deponendo materiale da smaltire. Lo ha affermato l'assessore pescarese al sociale Diodati. Il Giro d'Italia 2016 farà tappa a Roccaraso, lo ha annunciato il sindaco Francesco Di Donato, che nei giorni scorsi ha firmato insieme alla DMC Alto Sangro Turismo la convenzione con RCS e si è messo subito in moto per organizzare l'evento. Per noi è un'occasione straordinaria, ha spiegato il sindaco di Roccaraso. Crediamo molto nel ritorno mediatico di un evento sportivo di questo livello che ogni giorno richiama milioni di appassionati davanti alla televisione. Oggi è 10 agosto e la Chiesa celebra la memoria di San Lorenzo, diacono e martire. La direzione, la redazione, la regia e i collaboratori tutti di Radio Speranza augurano buon onomastico a tutti gli ascoltatori che portano questo nome e buon compleanno a Don Massimiliano De Luca. E con questo siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono cielo parzialmente nuvoloso al mattino e nel primo pomeriggio, pioggia nel tardo pomeriggio e cielo coperto in serata con temperature da 27 a 33 gradi sulla costa e da 26 a 31 gradi nelle zone interne, venti da deboli a moderati. Il mare è previsto da quasi calmo a poco mosso. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per averci seguito e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.